assist fuori porta con Luigi Di Rosa. Savo Oppido Alpino. Come tutti voi sapete, per la prima volta la nostra città passa alla storia, dalla preistoria, quando Tito Livio la cita e ci parla di noi come di una città delle Alpi. Come non amare quindi le Alpi? Come non essere interessati da una mostra che finalmente ci presenta le ricerche di un artista che in giovane età è andato a abitare nella Vallata Mairo, per parecchi anni è rimasto in questa vallata in alta montagna, isolato, e che ora forse per l'età è sceso e ha aperto a Cuneo un laboratorio di grafica e di diciamo, presentazione delle proprie opere. Però qui avevamo un'antologica di diverse mostre di cui avevamo sentito parlare e non potevamo mancare. Quindi, superata la bocchetta d'altare o il colle di Cadibona, lascia dagli altri la decisione e gli eventuali litigi, e inoltrandoci nella pianura piemontese abbiamo raggiunto la città della nostra Gina Lagorio, della pace di Carasco e di là dove era stata raccolta per alcuni anni la sindone, allorché si temeva nel 1700, durante l'assedio di Torino, che i francesi potessero danneggiare. Bene, arrivati a Cherasco ci siamo inquietati. Un viale nodoso, un viale inquietante, un viale che sembrava volerci impedire di raggiungere la bellezza, un viale insomma che ci lasciava perplessi, ci ha un po' allontanati. E allora, più tranquillamente, abbiamo raggiunto il popolo di Cherasco sotto l'arco della Madonna, il quale arco da parte opposta rispetto a questo primo approccio della città di Cherasco, in altro modo ci ha accorto. E velocemente, attraversando la cittadina in festa, grazie a un mercato ricco di merci e di, diciamo pure, anche belle venditrici, abbiamo raggiunto il Palazzo Salmatoris, palazzo noto per quanto vi ho già detto appena ora. E ho con grande stupore incontrato le opere di questo artista. Stupore perché non solo è di qualità eccellente nel campo del disegno, e che ha saputo coniugare la capacità di creare, diciamo, delle opere che di per sé parlano con un grafismo, con un calligrafismo direi, più che un grafismo, di un'accuratezza che in genere solo coloro che si esercitano nella arte della scrittura e della calligrafia vera e propria, persiani o cinesi o arabi o giapponesi, riescono a raggiungere. Qui abbiamo un calligrafismo della figura, ma un calligrafismo che non è solo una perfezione tecnica, ma è una profonda e forte capacità di far parlare gli animali, una forte capacità di, come dire, guardarsi negli occhi e poter sondare l'anima tramite dei tratti che raggiungono veramente delle capacità superiori. Quest'uomo, che ha su tre temi in particolare lavorato, gli animali, gli alberi e la natura, sui quali temi ha interpretato tutta la propria identità e che l'ha fatti dialogare con un popolo che in qualche modo elegge a simbolo e che sono gli indiani d'America. Io vorrei, dato che tutte le opere dialogavano con un lavoro notevole che ha fatto quest'uomo di raccolta di, diciamo pure, pensieri, alcuni di questi che ho individuato su alcuni temi. Certo, per quanto ne abbia tagliati, molti sarebbero da riportare sull'uomo, sul silenzio, sulla bellezza e infine su Dio. Sull'uomo, la leggo uno così a caso,
L'uomo si differenzia dagli animali perché è assassino, è l'unico primate che uccida, che torturi membri della propria specie senza motivo, né biologico né economico, traendone soddisfazione. Questo è tratto da Erich Fromm. Chaplin. L'uomo è solamente un animale mezzo domesticato che per secoli ha comandato sugli altri animali, con la frode, la violenza e la crudeltà. Quindi diciamo pure che non è la presentazione dell'uomo quanto di più ottimistico ci sia. Però io vorrei aggiungere, nonostante tutto, aggiunge: se domani il mondo verrà distrutto, io oggi pianterò un albero di miele, tratto da Martin Luther King. E così potrei continuare. Ma cosa aggiungervi? C'è tutto un discorso articolato sul silenzio, il quale è stato con molte varianti raccolto. Leggiamo questo bel brano, passando fior fior della letteratura, a García Lorca. Ascolta, figlio, il silenzio, è un silenzio ondulato, un silenzio ove scivolano valli ed echi e che piega le fronti al suo. Penso, traendo quest'altro volume, questo che voi vedete era totalmente dedicato agli animali delle Alpi, quest'altro agli alberi, la mostra era una raccolta di alcune parti. Proviamo a leggere e a ricordare questa impressione di pietas, la chiamerei cosmica. A noi non piace far male agli altri e ogni volta che questo è necessario non facciamo sempre un'offerta di tabacco agli alberi prima di tagliarli. Noi non sprechiamo mai la legna e non utilizziamo tutto ciò che abbiamo tagliato. Se noi non pensiamo a ciò che gli alberi provano e se non offriamo loro del tabacco prima di abbatterli, gli altri alberi del bosco piangeranno e questo porterebbe tristezza anche ai nostri cuori. Così questo pensiero dei Meskaki, che è una tribù indiana, così, mi ha particolarmente colpito in quanto, come dire, c'è una polemica anche su coloro che sono vegetariani. Si dovrà mangiare, ma ovviamente come fare se anche, diciamo pure, anche all'albero è degno della pietas umana. Quindi, diciamo così, quest'uomo è un artista calligrafo. Ma che cos'è l'artista? Per concludere, l'artista, lui lo paragona a un tronco, ed è un brano, scusate, tratto da quest'altro volume di Poltrini. Tutto quello che l'artista fa nel suo luogo eletto, nel tronco dell'albero, è raccogliere ciò che si leva dalla profondità e comunicarlo. Egli non serve né comanda, funge solo da tramite, la sua posizione è umile, egli non è la bellezza della chioma, questa passa semplicemente attraverso di lui. Poiché, chiudendo, voglio solo ricordare che questo lavoro, durato anni, di intensa capacità grafica, non lo dedica a qualche movimento ambientalista, eccetera, ma alla bellezza. Con questa citazione dedico questo libro.